Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nel mio video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Georgia, più precisamente in una città di circa 20.000 abitanti chiamata Acworth. Acworth si trova a circa 30 minuti di macchina da Atlanta ed è considerata, a quanto pare per qualche motivo, la città migliore in cui vivere in tutto lo stato. Non solo infatti si trova molto vicino ad Atlanta, ma è anche immersa totalmente nel verde, ci sono un sacco di parchi, un sacco di aree verdi in generale e molte scuole, cosa che la rendono anche una città ideale per le famiglie. Tra le tante famiglie che vivevano nella zona, nel 2021 c'erano anche gli X. La famiglia era composta dai coniugi Timothy ed Amber, entrambi di 31 anni, e il piccolo Jacob, che appunto nel 2021 aveva 2 anni. Si erano trasferiti ad Acworth da pochissimo tempo, avevano acquistato nell'agosto del 2021 una bellissima casa in un quartiere esclusivo, poi si erano occupati magari di fare qualche ristrutturazione, di sistemare l'abitazione e si erano trasferiti ufficialmente in quella casa nei primi di settembre. Timothy faceva il pompiere ormai da 6 anni, era un uomo davvero coraggioso, secondo le persone che lo conoscevano, e non solo era molto orgoglioso del lavoro che faceva, ma lo prendeva giustamente molto sul serio. Nel 2021 stava completando un corso per diventare anche paramedico, cosa che gli sarebbe servito per aumentare il grado, diciamo, nella sua carriera. Amber invece lavorava come assistente in un reparto di audiologia, si erano sposati 4 anni prima e da 2 anni ovviamente avevano allargato la famiglia accogliendo Jacob. Secondo le persone che li conoscevano, erano la famiglia davvero perfetta, erano una coppia molto affiatata, adoravano il piccolo Jacob, si erano appena trasferiti in una bellissima casa, avevano iniziato un nuovo capitolo della vita. In più li descrivono come molto attivi, erano una di quelle coppie che non stanno mai ferme, non si riposano un giorno, erano sempre fuori o a lavorare o a fare qualche attività di famiglia. In più erano anche molto attivi nella comunità, come vi avevo detto si erano trasferiti in realtà da poco, ma già avevano preso parte a un sacco di eventi che avevano organizzato nel quartiere, erano dei vicini davvero presenti nelle varie attività del quartiere, in particolare avrebbero insomma di lì a poco ospitato uno degli eventi della comunità proprio a casa loro. Era un periodo molto positivo per loro, erano contentissimi della casa, del quartiere, della zona in generale in cui vivevano e le cose andarono apparentemente in modo perfetto fino al 18 novembre di quell'anno. Quel giorno era un giovedì e iniziò come un giovedì fra tanti per la maggior parte degli abitanti di Acworth. Era un giorno della settimana lavorativa, quindi chiaramente chi usciva per andare al lavoro, chi per andare a scuola. Erano da poco passate le 9 del mattino che dei vicini degli X decisero di contattare la polizia. Dissero alla polizia di essere passati davanti alla casa appunto degli X e di aver visto che la porta dell'ingresso era aperta. Avevano provato a chiamarli al telefono, a chiamare da fuori e non avevano sentito niente se non Jacob che piangeva. Dato ovviamente il fatto che evidentemente c'era un bambino in quella casa perché lo si sentiva piangere, la polizia arrivò sulla scena in pochissimi minuti. Entrarono in casa e in pochissimo tempo si resero conto che era accaduto qualcosa di davvero gravissimo. Nella camera matrimoniale infatti trovarono i corpi di Timothy ed Amber, entrambi uccisi da diversi colpi di proiettile. Il bambino Jacob fortunatamente era almeno fisicamente assolutamente illeso, lo trovarono un po' girovagare all'interno della casa, il che voleva dire che con ogni probabilità era rimasto con i corpi dei suoi genitori per diverse ore prima che qualcuno se ne accorgesse. Jacob ovviamente viene subito soccorso, si accertarono insomma che non fosse ferito e poi viene affidato alle cure dei nonni. Fu da subito evidente anche e soprattutto a causa dello scasso alla porta principale che qualcuno si doveva essere introdotto a casa degli X, molto probabilmente quella notte. Dalla casa non mancava assolutamente nessun oggetto di valore, quindi ovviamente esclusero subito la possibilità di una rapina finita male. E scoprire che non era stato rubato niente destabilizzò un pochino le indagini, perché
come vi dicevo, gli X erano una famiglia davvero da mulino bianco, cioè non trovarono nessun affare losco magari, nessun coinvolgimento in giri strani. Era davvero assurdo pensare che una persona o qualcuno, insomma, fosse entrato in quella casa con il puro intento di uccidere i due coniugi. Erano un pompiere e un assistente in ospedale, voglio dire, davvero non c'era nessuna motivazione per cui dovesse essere accaduta una cosa del genere. Di conseguenza, questo fatto nello specifico sconvolse letteralmente l'intera comunità e, come vi dicevo all'inizio, si trattava di un quartiere esclusivo, le persone si sentivano davvero al sicuro, era una zona immersa nel verde, tutte le persone che vivevano lì erano comunque persone benestanti, c'erano delle belle case, non era una zona in cui c'era qualche giro magari losco di spaccio o cose del genere. E in più non era neanche una zona in cui solitamente avvenivano dei furti, quindi figuriamoci una cosa del genere. Indagarono subito tra familiari e conoscenti, soprattutto cercarono un qualche tipo magari di assicurazione sulla vita. Sapete che le assicurazioni sulla vita in video come questi spuntano abbastanza di frequente, ma niente, non trovarono nessun indizio che potesse in qualche modo spiegare quello che era successo. Tra l'altro avevano entrambi un bellissimo rapporto con le proprie famiglie, non c'erano litigi tra parenti, non c'era stato nessun tipo di scontro, né con i parenti né tantomeno con amici e conoscenti. Non trovarono letteralmente una singola macchia nel loro passato, erano persone rispettabili e rispettate da tutti. E così passarono prima ore e poi giorni senza che nessuno sapesse davvero cosa fosse accaduto. Le ragioni per quello che è accaduto ovviamente usciranno fuori con le indagini e sarà qualcosa di davvero davvero inconcepibile. Ma andiamo con ordine, dobbiamo fare un salto indietro di diversi mesi e arrivare a una coppia che viveva nella stessa casa degli X prima che l'acquistassero loro. Dobbiamo fare un salto indietro fino all'estate del 2019, quando proprio nella casa che poi nel 2021 acquisteranno gli X, arrivarono i nuovi proprietari. Erano una giovane coppia non ancora sposata, composta da Philip Brent e la sua fidanzata Elisa Wells. Probabilmente esattamente come gli X, all'inizio erano molto contenti ovviamente del nuovo quartiere, di questa nuova bellissima casa. Per i primi mesi assolutamente niente di degno di nota da segnalare, fino al dicembre di quell'anno. Philip in una giornata di dicembre esce di casa, come praticamente tutte le mattine, per andare a ritirare il giornale dalla cassetta delle lettere e la solita posta. Insieme a queste cose però nella cassetta trova anche un foglio ripiegato su se stesso. Lo apre e questo foglio era in realtà una fotografia pornografica. Ora, cosa sicuramente strana, però Philip a quel punto pensa che si tratti semplicemente di uno scherzo di un ragazzino, magari il figlio di qualcuno nella zona. Quindi non dà molto peso a questa cosa, torna a casa, boh, fa vedere la fotografia ad Elisa, cioè si fanno una risata e finisce lì. Ma poi questa cosa accade un'altra volta e di nuovo Philip la prende come, vabbè, un ragazzino un po' idiota, insomma, del quartiere. Accade però anche una terza volta, e questa terza volta che Philip ritrova una foto pornografica nella sua cassetta delle lettere, questa fotografia è accompagnata da un altro oggetto. La fotografia rappresentava una donna nuda con addosso solo una tiara, una coroncina, e insieme a questa foto qualcuno aveva lasciato anche una coroncina giocattolo di plastica. Avete presente quelle che, non so se ancora le vendono, quando ero piccola io in edicola vendevano queste cose tipo con la coroncina di plastica, magari lo scettro, le scarpette, insomma, da indossare, cose del genere, esattamente una coroncina come quelle. E questa cosa, cioè la cosa della fotografia con la coroncina, inquieta moltissimo Philip ed Elisa, perché se le foto prima le avevano spiegate magari come un ragazzino un po' idiota che fa uno scherzo, a questo punto viene loro il dubbio che non si tratti di un maniaco, comunque di un adulto che stava facendo non uno scherzo, ma qualcosa magari di malato. Quindi Philip contatta la polizia si presenta sulla scena, però, come potete immaginare, gli dice: cosa vuole che facciamo? Non è che possiamo metterci a prendere le impronte digitali da queste cose, non è un'azione grave. Concordano anche loro dicendo: probabilmente sono un ragazzino del quartiere che, non so, si diverte così magari ogni tanto. Quindi suggeriscono a Philip, gli dicono che l'unica cosa che può fare è installare delle videocamere di sicurezza, vedere la prossima volta che sarebbe accaduto chi effettivamente aveva messo nella buca
quelle fotografie, e a quel punto gli garantiscono che con delle immagini, delle prove che dimostrano che persona X l'ha fatto, sarebbero poi andati dai genitori di questo ragazzino a fare un po' i grossi, insomma, no? A cercare di intimidire questo ragazzino per evitare che lo faccia ancora. Allora, rimangono così, Philip segue le indicazioni della polizia, fa installare delle videocamere di sorveglianza e attendono che di nuovo qualcosa accada. Da questo punto in poi, a quando accadrà di nuovo qualcosa di strano, passeranno in realtà un paio di mesi. Questo probabilmente perché magari questo ragazzino aveva visto che c'erano delle videocamere di sorveglianza, magari aveva visto che aveva chiamato la polizia. Quindi in realtà per questi due mesi Philip pensava di aver risolto il problema con le videocamere di sorveglianza, di aver scoraggiato questo ragazzino nel fare queste burle. Fino a quando un giorno Philip si sveglia e trova appoggiata alla porta del garage una bottiglietta di succo vuota con all'interno una sigaretta. Ora non è sicuramente niente di terribile, però decide di guardare i filmati di videosorveglianza per capire chi gliel'avesse lasciata, perché era convinto a questo punto che la stessa persona che aveva lasciato quella bottiglietta di succo fosse anche la stessa che aveva messo in passato le foto pornografiche. I filmati di videosorveglianza avevano catturato effettivamente la persona che aveva fatto quella cosa, e Philip riconosce subito il ragazzo ripreso dalla videocamera perché si trattava di Austin Lanz, il figlio dei vicini. I Lanz vivevano proprio nella casa dietro, praticamente la casa dove viveva Philip. Vi metterò delle foto per farvi capire bene, però praticamente erano a due lati di due strade diverse, avevano i giardini sul retro che si toccavano praticamente, cioè finiva il giardino dei Lanz, c'era il giardino di Philip. Vivevano anche i Lanz in una bella casa, come penso quasi tutte quelle del quartiere da quanto ho visto su Google Maps, ed erano una bella famiglia, avevano due figli, Austin, che era nato nel 1999, e il figlio più piccolo, Matthew, che era nato nel 99. Avevano frequentato entrambi il liceo di Acworth, poi Austin, una volta finito, cioè una volta preso il diploma, aveva deciso subito di entrare in accademia per provare a diventare un Marines, mentre Matthew aveva proseguito i suoi studi all'università. Austin aveva infatti da sempre la certezza di voler diventare un militare, si era pianificato praticamente tutta la vita futura sulla base del lavoro da militare. Il problema è che dopo un po' di tempo dal suo ingresso nell'accademia viene rifiutato dai Marines, non diventerà mai un Marines. Le ragioni ufficiali non sono state spiegate, ovviamente ci sono tante ragioni per cui possono rifiutarti in queste accademie, però diciamo che da quello che accadrà dopo possiamo bene o male farci un'idea magari delle motivazioni. Una volta rifiutato dall'accademia, chiaramente gli si ruppe un po' il sogno che aveva da sempre avuto davanti. Dopo il primo periodo di sconforto decise di iniziare a lavorare con suo padre, che lavorava nel mondo dell'edilizia, e insomma riprogettò un po' i suoi piani da lì in poi. Le cose per la famiglia, almeno inizialmente, sembravano andare bene. C'era comunque Austin che, ok, aveva perso quel sogno, ma si stava costruendo un nuovo futuro, mentre Matthew era stato preso appunto all'università e stava continuando per quella strada. Fino a quando Austin iniziò a mostrare dei segni di squilibrio mentale di qualche tipo. Ora, piccola premessa, purtroppo non si capisce bene, diciamo, dalle fonti se per una mancanza da parte della famiglia di un aiuto effettivo psicologico o se per un'effettiva mancanza da parte degli specialisti che si occuparono di lui, ma non gli verrà mai diagnosticato effettivamente un qualche tipo di disturbo. Da quello che possiamo sapere, insomma, di quello che è venuto fuori da questo caso, i suoi comportamenti, quello che fece, potrebbe essere qualcosa legato magari alla schizofrenia, non lo so, ovviamente non lo possiamo dire così da quel poco che si sa, però se degli specialisti evidenziarono che c'erano sicuramente dei segni di qualcosa che non andava, non c'è mai stata una vera e propria diagnosi, cioè soffre di quello. Furono mesi e anni quelli dopo poi duri per la famiglia Lanz, in particolare per Austin, che chiaramente stava iniziando a manifestare dei comportamenti davvero preoccupanti. Per qualche motivo aveva iniziato a ossessionarsi
dai vicini, appunto Philip ed Elisa. Quando Philip lo riprese nella videocamera, quindi decise di contattare la polizia, dire appunto di chi si trattava, i poliziotti si presentarono chiaramente a casa dei Lanz, parlarono con i genitori di Austin, gli dissero quello che era accaduto. Austin confessò, disse appunto di essere anche responsabile, cioè la persona che aveva messo quelle foto pornografiche all'inizio. I poliziotti fecero un po' i poliziotti, cioè nel senso cercarono un po' di fargli passare questa cosa come molto più grave di quanto non fosse effettivamente. Gli dissero che per quella volta non l'avrebbero portato in prigione, ma che se avesse continuato sarebbero tornati a prenderlo. I genitori di Austin erano mortificati, poverini, si scusarono anche personalmente con Philip ed Elisa, assicurarono i poliziotti che avrebbero fatto seguire Austin da uno specialista, insomma avrebbero cercato di aiutarlo a gestire anche questi comportamenti. Austin di per contro non si scusò mai con Philip ed Elisa e tra l'altro disse davvero poco. L'unica frase che disse ai poliziotti quando andarono appunto a sgridarlo, diciamo a fare un po' gli spessi, fu che aveva spiato Elisa da una finestra sul retro della casa, cosa che ovviamente fece preoccupare ancora di più Philip ed Elisa. In ogni caso, dopo questo intervento della polizia, la situazione sembra un po' risolversi, nel senso che per i mesi successivi non accadde effettivamente niente. Philip ed Elisa finirono poi con il lasciarsi per ovviamente cose che non riguardano questa situazione ed Elisa si trasferì in un altro stato. Philip continuò a vivere in quella casa fino a quando di nuovo le fotografie pornografiche riniziarono ad arrivare. La cosa non era sicuramente ideale, ma ancora per il lato foto pornografiche Philip non si preoccupò più di tanto. Cambiò decisamente idea quando avvenne un'altra cosa ancora. Un giorno Philip si sveglia, si prepara, esce per andare al lavoro e trova attaccato un foglietto appiccicato alla porta d'ingresso con sopra scritto un messaggio che adesso vi leggo, che l'ho tradotto ovviamente in italiano, era chiaramente un messaggio in inglese. Spero di aver dato senso, tra virgolette, alla traduzione perché non è una frase che ha molto senso, ma spero di essere riuscita a catturare, diciamo, l'intenzione. Sul messaggio c'era scritto: ho finito davvero di stupirmi, qual è il motivo di tutto questo? Senza punto interrogativo, però, cioè era una domanda, qual è il motivo di tutto questo, ma senza un punto interrogativo. Ovviamente rimase un po' inquietato da questo messaggio, soprattutto per il fatto che sembrava scritto in maniera un po', diciamo, non proprio cosciente, cioè sembrava scritto magari sotto qualche tipo di alterazione mentale, mentre probabilmente le fotografie pornografiche gli sembravano più uno scherzo goliardico. Quel messaggio sembrava il frutto di qualcosa di malato, quindi chiama la polizia, che purtroppo non poté far molto, ritornò dai Lanz, però non è che potevano arrestarlo per una cosa del genere, e Philip, capendo che chiaramente la polizia non poteva fare niente in quella situazione, decide di trasferirsi per un po' a casa della sorella. E questa cosa che fece, questo istinto, possiamo chiamarlo, a mio parere, poi mi direte ovviamente anche voi nei commenti, gli salverà la vita. Questo perché dopo qualche giorno dal suo trasferimento dalla sorella gli arriva una notifica di notte a notte fonda sul cellulare dall'impianto di videosorveglianza che aveva in casa. La notifica gli segnalava che qualcuno era entrato, aveva fatto irruzione insomma nella sua casa. Quindi dall'applicazione Philip andò subito ad aprire le videocamere di sorveglianza che aveva tra l'altro anche in casa per vedere chi fosse, chi cosa stesse succedendo, e in questi filmati vide in tempo reale Austin a casa sua, stava cercando stanza per stanza accendendo ogni luce, aveva in mano una spranga. A un certo punto Austin arriva nella camera da letto, quella dove solitamente dormiva Philip, e lo si vede proprio mentre tipo tira via le coperte, guarda sotto il letto, stava palesemente cercando Philip. Philip contatta subito la polizia, che arrivò pochi minuti dopo all'abitazione e arrestarono Austin a questo punto. Austin era evidentemente alterato mentalmente. Non sappiamo se da qualche sostanza oppure semplicemente da questo tipo di disagio, insomma, che non si sa quale fosse. Dice infatti alla polizia di essere entrato in quella casa per nascondersi da degli aerei che in quel momento stavano sorvolando, secondo lui, quella casa, e sempre secondo lui quegli aerei stavano in qualche modo cercando proprio lui. In prigione Austin dimostrerà un comportamento
decisamente violento, aggredì due poliziotti e li ferì entrambi, fortunatamente non in modo grave. Al processo finì col testimoniare anche Elisa, la donna appunto, l'ex fidanzata di Philip, e descrisse proprio alla giuria di come comunque lei, quando viveva in quella casa, si sentiva davvero in pericolo in ogni momento, col fatto che erano accadute quelle cose, con il fatto che Austin aveva detto anche alla polizia che l'aveva spiata. Ora, dato che era evidente che Austin agisse mosso da appunto un qualche tipo di disagio psicologico che poi non è stato di fatto diagnosticato, non ci fu una vera e propria condanna di prigione, ma il giudice gli mise una sorta di obbligo di trascorrere un determinato tempo in un ospedale psichiatrico e gli ordinò anche di completare un programma di riabilitazione per persone che hanno una determinata dipendenza da qualche tipo di sostanza. Dopo aver terminato tutte queste cose imposte dal giudice, ancora non venne fuori una vera e propria diagnosi, però alla fine insomma esce da questi centri e si trasferisce insieme al padre per continuare a lavorare con lui, prima in Virginia e poi nell'agosto del 2020 a Washington. Il 3 agosto Austin salirà su un pullman diretto al Pentagono, scenderà proprio alla fermata davanti al Pentagono, che come sapete è una zona estremamente controllata, cioè da militari, poliziotti eccetera. Uno dei militari che in quel momento si trovava di pattuglia proprio lì davanti al Pentagono era un uomo di nome George Gonzalez. Non appena Austin scese alla fermata davanti al Pentagono, si scagliò contro George, assolutamente improvocato, cioè non aveva fatto niente George, non gli aveva nemmeno parlato, proprio sembrava che fosse lì con la missione di aggredire qualcuno. Con sé aveva un coltello, riuscirà a ferirlo talmente gravemente che l'uomo morirà poi in ospedale a causa di quelle ferite. Dopo averlo ferito più volte, George si trovava per terra, ovviamente molti altri poliziotti e militari nella zona stavano subito intervenendo perché non c'era ovviamente solo George in quella zona, ma non fecero evidentemente abbastanza in fretta perché Austin riuscì a prendere la pistola di servizio di George e si tolse la vita. A day after the violent stabbing and shooting near the Pentagon Metro Station, investigators identified the officer tragically killed as George Gonzalez. A background check on 27-year-old Austin Lance took us to a home here. We tried to reach his family, but no one answered the door. Neighbors say he and his family have lived here for years. An allegedly stabbed Pentagon Force Protection Agency officer George Gonzalez with a knife, unprovoked. Una storia assurda, molto triste, quella di Austin, perché secondo me con un più attento esame probabilmente si sarebbero evitate molte cose. Voi giustamente vi starete chiedendo: ma cosa c'entra con la famiglia X? Adesso ci arriviamo. Poco dopo questi eventi, Philip decise di vendere quella casa. Non si sentiva più al sicuro, anche se Austin in realtà era morto. Non gli piaceva, insomma, incontrare magari tutti i giorni o più volte a settimana i suoi vicini, dove era successa una cosa del genere. Insomma, decise di vendere la casa. E quella casa l'acquisteranno nel 2021 proprio gli X, come vi ho raccontato all'inizio del video. Timothy e Amber X non erano assolutamente a conoscenza di quello che era accaduto, erano ignari di tutto. Quindi mentre loro si trasferirono in quella casa, felici del nuovo inizio, i Lanz non stavano passando sicuramente un bel periodo per quello che era accaduto e in particolare stava iniziando ad avere delle grosse difficoltà anche Matthew, il figlio più piccolo. Matthew non riuscì ad accettare quello che era accaduto a suo fratello e iniziò a covare un odio profondo per Philip, che secondo lui era responsabile di tutto quello che era accaduto a suo fratello, perché lo aveva denunciato alla polizia non solo all'inizio per le fotografie, ma lo aveva anche denunciato ovviamente quando aveva visto dalle videocamere di sorveglianza che gli era entrato in casa. E per quanto ovviamente razionalmente Philip ha fatto tutto quello che doveva per difendersi, ha chiamato la polizia eccetera, secondo Matthew Philip era il responsabile poi del peggioramento della salute mentale di Austin. Nei mesi successivi alla morte del fratello, Matthew iniziò a pianificare una vendetta nei confronti di Philip. Aveva deciso che sarebbe entrato in quella casa e avrebbe ucciso Philip
per vendicare la morte del fratello. Non sapeva però che quella casa era stata venduta e in quel momento all'interno della casa vivevano persone che non aveva mai neanche visto di persona. Quel 18 novembre Matthew si era introdotto a casa degli X, che in realtà lui pensava essere casa di Philip, e aveva fatto un lavoro davvero scrupoloso perché si era poi preoccupato di raccogliere tutti i bossoli per evitare che riconducessero la cosa a lui. Si era reso conto che c'era qualcosa che non andava solo quando aveva visto Jacob e aveva già ucciso sia Timothy che Amanda. Avendo fatto il tutto al buio, era convinto che Timothy e Amanda fossero Philip e una sua nuova compagna o fidanzata. Aveva capito che non erano le persone che credeva quando aveva visto Jacob, che sentendo i rumori degli spari era arrivato in camera dei genitori. Era poi uscito da una porta sul retro, aveva percorso il giardino degli X, aveva scavalcato la recinzione ed era rientrato in casa sua senza che di fatto nessuno se ne fosse accorto. La polizia riuscirà a ricondurre il tutto a lui solo perché 2 mesi dopo la morte degli X, una persona che viveva in un quartiere proprio confinante al quartiere dove vivevano gli X aveva chiamato la polizia, disse loro che aveva visto un ragazzo introdursi in casa dei vicini, aveva già contattato il suo vicino che si era già presentato sulla scena e che stava aspettando appunto che la polizia arrivasse. Ho il video di questi momenti, ve ne farò vedere solo un pezzo per ovvie ragioni. Hey sir, did you call? Hey, so is there someone actively in your house right now? Where is he at? Hey puppy. Do you know this guy? Not at all. Hey, it's the police department. Come on down. What's your name? Hello? Your house is next door. It's not this one. It is. It's next door, man. Come down right now. We'll go next door with you if you want. Why? Because I'm not doing anything. Are you afraid to come up? No, I just am down here waiting for you. That's it. Hey, come on down, man. Come on down. Come potete vedere dal video, sembrava quasi che Matthew pensasse di essere in casa sua in qualche modo. La polizia capisce subito che questo ragazzo dovesse trovarsi in uno stato mentale alterato in qualche modo. Cercano di convincerlo a scendere, come avrete visto lui in realtà cerca di convincere i poliziotti a salire, ma ovviamente loro non lo fecero per ovvie questioni di sicurezza. Ad un certo punto lui scende, non ve lo farò vedere ovviamente per evitare che YouTube abbia dei problemi con la cosa, ma non appena scese dalle scale aggredisce il poliziotto che aveva la dashcam, insomma il video che avete visto, e lo aggredirà con un coltello. Lo ferirà abbastanza gravemente, questo poliziotto avrà poi bisogno di subire un intervento per le ferite, però fortunatamente si salvò. Ovviamente gli altri poliziotti intervengono a questo punto e gli sparano 2 volte. Anche Matthew sopravviverà a queste ferite. Chiaramente con quello che era accaduto e conoscendo il passato del fratello, decisero di indagare su Matthew per cercare di capire se fosse effettivamente collegato con anche quello che era accaduto agli X, e riuscirono effettivamente a collegarlo a quello che era accaduto, sia per i dati del suo telefono, sia per il fatto che in casa sua troveranno nascosta nella sua stanza la pistola, che era la stessa pistola che aveva esploso quei proiettili che avevano ucciso gli X, e in più trovarono nascosti sempre all'interno della sua stanza dei vestiti che erano macchiati con il sangue degli X. La cosa assurda è che a questo punto, cioè quando viene fuori che Matthew era effettivamente anche responsabile di quello che era accaduto a Timothy e Amanda, i genitori si fanno avanti con la polizia e dicono loro: sì, effettivamente sospettavamo che Matthew fosse coinvolto in quello che era accaduto, perché da lì in poi aveva iniziato a comportarsi in modo molto strano. E io dico, questi genitori, possiamo parlarne? Cioè, hanno deciso di dirlo alla polizia solo quando il figlio era già arrestato e aveva già ferito un poliziotto e potenzialmente avrebbe potuto fare qualcosa di molto più grave entrando in casa di quei 2 signori. Ora, anche in questo caso, cioè in questo caso anche nella situazione di Matthew, non è ancora chiaro se magari Matthew avesse agito anche
per colpa, causa di magari qualche disagio psicologico che condivideva con il fratello. Non è chiaro se anche lui avesse lo stesso disturbo o se quello che è accaduto è stato davvero solo guidato da un istinto di vendetta. Il processo sarebbe dovuto già essere finito a questo punto. Il fatto è che continua a essere rimandato, e probabilmente verrà rimandato per chissà quanto tempo, perché a quanto pare la salute mentale di Matthew sta continuando a peggiorare, quindi probabilmente anche per i prossimi anni non si avrà un processo con Matthew. Ovviamente nel frattempo lui vive in prigione, ma ha una serie di cose per cui verrà processato, non solo per l'omicidio dell'X, ma anche per l'aggressione insomma al poliziotto, e anche per essersi introdotto insomma in casa di quelle persone dove poi verrà arrestato. Quindi sicuramente, se magari nei prossimi anni ci sarà un'effettiva perizia psichiatrica con una diagnosi, sicuramente questa cosa verrà tenuta in conto durante il processo. Lo vedremo ovviamente prima o poi, speriamo questo processo avverrà. Questo è tutto quello che sono riuscita a trovare sul caso di oggi. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Se volete sostenere il canale vi ricordo di iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento, condividere il video con altre persone. Potete seguirmi anche sugli altri social. Vi ricordo anche che ho un podcast che si chiama Red Room, in descrizione tutti i link utili per raggiungerlo. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.